Ciao a tutti, oggi facciamo il tiramisù, una ricetta veramente molto veloce, facile, viene sempre bene perché non cuoce. Ho ancora il dito infortunato, quindi userò un guanto perché ormai nulla mi ferma, tutorial come se non ci fosse un domani. Occorrente 3 uova, dividiamo le chiare dai tuorli, così uno. Aiuto. Tu non ci riesci, Lucia. 3 tuorli, 5 cucchiai di zucchero da tavola abbondanti. 5, via. Una confezione di mascarpone da 250 grammi su 3 uova. Io vi consiglio quello della Val Galvani, perché non per far pubblicità, però è l'unico che veramente tiene la consistenza della crema, della mousse al mascarpone o come, o chiamatela come volete. Ok? Frulliamo. Amalgamiamo bene tutto, non ad altissima velocità. Allora, uova, zucchero e mascarpone. La consistenza più o meno è questa. Allora, le 3 chiare mettiamo appena 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 un pizzichinino inoino di sale, giusto per farle montare meglio. E le montiamo, vanno montate a neve. Massima velocità. Massima velocità, ma devono proprio venire montatissime a nevissima. Devono essere proprio montate a neve, quasi solide. Allora, la consistenza del chiaro d'uovo deve essere questo, montata a neve, cioè deve scendere senza lasciare residuo, praticamente. Così. Quasi senza. Deve essere veramente, devono essere dure, dure, dure. Per non farle smontare, iniziamo ad amalgamare molto lentamente a mano con un cucchiaio di legno. Un cucchiaio, io preferisco per queste cose usare il cucchiaio da cucina, non so come mai. Ecco fatto, l'abbiamo amalgamata bene, vedete che viene proprio molto spumosa, una crema al mascarpone. Adesso abbiamo fatto a parte prima una moka di caffè. La versiamo in un piatto, tutto. Ups, è appena sbordato, ma è lo stesso. Lo zuccheriamo leggermente, ci mettiamo giusto su una moka un cucchiaino di zucchero e lo allunghiamo con un goccino d'acqua. Così. Che non venga troppo forte. Allora, la parte più impegnativa del tiramisù è l'assemblaggio del tutto. Allora, io ho preso dei petit pavesi, si può fare con i savoiardi, con i pavesini, oppure con questo tipo di biscotto, oro saiva, petit pavesi, insomma non lo so, decidete voi. A me con questi biscotti a noi piace molto. Prendiamo una teglietta, un'ovalina, dove ci piace di più presentarlo. Uno strato di crema al mascarpone alla base. Uno strato di crema, prendiamo un colino, ci mettiamo un po' di cacao amaro, appena una spolveratina di cacao amaro, così, boh. E i biscotti, appena inzuppati, perché sennò dopo diventa troppo bagnato, appena passati. Fino a ricoprire. Fatto il nostro strato di biscotti appena imbevuti nel caffè, un altro strato di crema al di crema al mascarpone. mascarpone, così livellato,
mettiamo appena una spolveratina di cacao amaro. Riprocediamo con i biscotti appena inzuppati nel caffè. Questo è il risultato semifinale, perché a questo punto è obbligatorio coprite, se non avete il coperchio, con della carta stagnola. Deve stare in frigorifero almeno 2 ore prima di venire servite.